Allora, con l'aggiunta dei partner, a noi mancavano delle competenze, per esempio sull'affine click ci mancava una competenza fondamentale che nessuno dei due è uno sviluppatore. E quindi abbiamo parlato con un prof di ingegneria delle telecomunicazioni che ha detto ok, mi piace la nostra idea, sviluppo io il vostro software. E ancora il nostro socio ha il 10%, quindi lui ci ha sviluppato il software e abbiamo riconosciuto un 10% di equity. E così è cominciata la prima partnership, cioè ci mancava un know-how e abbiamo riconosciuto un equity. La stessa cosa abbiamo fatto con l'altro socio, abbiamo sempre la maggioranza, meno male, però comunque tutte le prime persone che abbiamo sempre coinvolto sono sempre state persone che ci hanno dato un know-how, noi non avevamo capitali, quindi potevamo solamente riconoscere dell'equity del progetto. E in realtà un po' avviene ancora oggi, nel senso che anche noi non abbiamo grandi capitali, tutto quello che c'è viene sempre investito in nuovi progetti, quindi forse un giorno riusciremo veramente a capitalizzare tutto quello che stiamo cercando di mettere in piedi, però tutti i progetti che ci sono, bene o male, hanno tutti degli altri partner che vanno a completare le competenze.